sei sceso in campo nell'ultima gara, eri già sceso in campo a Livorno, insomma sono soddisfazioni tornare a calcare il campo dopo tutte le disavventure che ha avuto, insomma, dopo l'annata scorsa? Sì, sono soddisfazioni che appunto venivo da una stagione molto difficile, che sono stato fuori praticamente tutto l'anno, ma ho lavorato duramente per essere qui pronto a disposizione del mister e della squadra. Adesso, come dicevano anche i colleghi, c'è questa concorrenza sulla fascia, ma tu saresti pronto? Ce l'hai 90 minuti nelle gambe? Ma io mi sento bene fisicamente, con Zoran sì c'è concorrenza, ma è un giocatore che stimo molto, secondo me è un giocatore fortissimo, quindi come dicevo prima io sono molto tranquillo, se vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo, come faccio e come sto facendo, e niente. Una squadra che oltretutto sembra avere la consapevolezza dei propri mezzi, quindi non si spaventa più di tanto se adesso sono venuti questi risultati positivi e si è lassù in classifica, no? Sì, siamo consapevoli di essere forti, ma l'obiettivo principale è che siamo sempre con la testa bassa a lavorare, sempre con l'umiltà, che è questa cosa che ci sta portando lontano. Quindi se questa squadra continua con questa umiltà e con questo spirito di gruppo e spirito di sacrificio ci leveremo tante soddisfazioni. Ecco, hai parlato di qualche tuo compagno, no? A livello tecnico, diciamo, qual è il giocatore che ammiri un po' di più? Io, essendo un esterno, guardo avanti, quindi davanti c'ho Catellani, c'ho Calaiò, che è un grande attaccante, si vede che forte, Nenè, soprattutto Mario, che adesso in questo campionato, il campionato scorso, si sta facendo valere, e quindi cerco di rubare, diciamo, le caratteristiche, cerco di migliorare giorno per giorno guardandoli. Arrivate in Serie A, secondo te? Ma adesso siamo alla 7ª giornata, pensiamo, è un sogno che abbiamo tutti, ma siamo alla settima giornata, adesso pensiamo a lavorare con umiltà, con spirito di sacrificio, tutti per lo stesso obiettivo, con la testa bassa, poi a fine anno tireremo le somme e si vedrà.